Carissimi concittadini, buon pomeriggio. Come penso avete già avuto modo di apprendere dalle notizie dei giornali, il focolaio di Sulmona continua ad espandersi e sono stati diagnosticati altri soggetti positivi, e tra questi c'è anche un nostro cittadino. Già in precedenza avevamo avuto un caso di quarantena che per fortuna si è concluso nel migliore dei modi, quindi è andato tutto molto bene grazie all'isolamento. Anche in questo caso si tratta di una situazione un po' più delicata perché si tratta di una persona che è risultata asintomatica ma positiva al virus. Abbiamo già avuto modo di contattare la famiglia che è consapevole e anche in questo caso sta adottando tutte le misure necessarie per fermare il contagio. Sono già in isolamento da più di qualche giorno. E continueranno questa fase fino al termine della nuova quarantena. Non bisogna drammatizzare, bisogna essere consapevoli che si tratta di un momento difficile per la nostra comunità, ma osservando le regole dell'isolamento, ne usciremo sicuramente vittoriosi. Si tratta di stringere ancora i denti per ancora un po' di tempo. La situazione è sotto controllo, sono state adottate tutte le cautele, non dovete preoccuparvi, ma non dovete abbassare la guardia. Quindi continuiamo così. Approfitto di questo momento per dirvi che stiamo lavorando per l'erogazione dei bonus alimentari, sono già pervenute diverse domande al nostro ente, il termine scadrà lunedì prossimo e in pochissimo tempo avremo modo di procedere all'erogazione dei buoni. Ancora una volta richiamo la vostra attenzione e la vostra serietà che avete dimostrato in questi giorni a continuare ad essere presenti a voi stessi nell'interesse di tutti i cittadini, quindi dobbiamo rimanere a casa, dobbiamo continuare a mantenere l'isolamento sociale. Ce la faremo sicuramente, stiamo andando bene, continuiamo così. Grazie, un caro saluto.